Allora, grazie per avermi invitato a partecipare a questa iniziativa che devo dire apprezzo molto. Apprezzo molto che si parli di questo e che il Ministero dell'Ambiente si faccia portatore di questa cultura di un nuovo modello di acquisto pubblico, perché in effetti dal punto di vista dell'inquadramento normativo anche a livello di Unione Europea, diciamo, questo nasce da un po' di tempo, insomma, dall'avvio del piano nazionale, dal piano per il piano d'azione su consumo e produzione sostenibili, per poi arrivare alla tabella di marcia nel 2011 per un uso efficiente delle risorse. Nel frattempo anche a livello legislazione italiana abbiamo cominciato a familiarizzare con queste parole, con il Green Public Procurement, con il collegato ambientale del 2015, la legge 221, e poi con la nuova normativa sugli appalti, il nuovo codice degli appalti. Teniamo conto che in tutto questo poi c'è stata anche la discussione in ambito europeo, che verrà presto ratificata con le norme italiane, sull'economia circolare. Ed è proprio il concetto di economia circolare che sta alla base di una necessità di cambio di passo. È una necessità non solo ambientale, ma è anche una necessità economica. Teniamo conto che l'Europa è il continente che ha una maggiore dipendenza dalle materie prime rispetto a tutti gli altri continenti. Quindi noi abbiamo l'interesse a far sì che ci sia un utilizzo delle risorse che sia efficiente. Il ruolo che da questo punto di vista può svolgere la pubblica amministrazione è fondamentale. È fondamentale perché sempre a livello europeo teniamo conto che il 14% degli acquisti di beni e servizi è fatto dalle pubbliche amministrazioni. Questo cosa significa? Significa che la pubblica amministrazione può orientare il mercato. Sappiamo bene che le leggi del mercato sono piuttosto ciniche e non tengono conto degli aspetti della tutela ambientale e anche della salute, e quindi normalmente chi fa economia, chi fa produzione non si preoccupa di quelle che sono definite in economia le esternalità ambientali, perché le esternalità ambientali le paghiamo tutti noi. E il pubblico amministratore, soprattutto il pubblico amministratore che abbia una consapevolezza, dovrebbe già ragionare in termini di esternalità ambientali, perché in effetti è sempre il pubblico che le paga le esternalità ambientali, mentre il soggetto privato non ha questo tipo di preoccupazione, il soggetto pubblico la dovrebbe avere. Ma non tutte le amministrazioni però si comportano allo stesso modo. Intanto ci sono le amministrazioni centrali che sicuramente devono avere una visione più ampia, più di lunga prospettiva, ma le pubbliche amministrazioni sono ben distribuite sul territorio e magari alcuni amministratori, diciamo, hanno problemi un po' più così spiccioli, non meno importanti, però fanno fatica ad avere un orizzonte più ampio, ed è per questo che serve un'iniziativa di questo tipo, perché noi dobbiamo far circolare questo tipo di cultura e aiutare tutte le amministrazioni pubbliche, comprese e soprattutto, se vogliamo, le piccole amministrazioni, io penso agli enti locali, ai comuni, dove in fondo questa necessità del Green Public Procurement o i criteri ambientali minimi possono essere considerati una specie di orpello, un appesantimento, una ulteriore burocratizzazione dell'azione amministrativa. Invece loro anche devono raggiungere questa consapevolezza e noi dobbiamo aiutarli in questo, e tra l'altro in questa relazione fatta dal Ministero con Union Camere nelle conclusioni sulla sostenibilità delle imprese e la nuova frontiera degli acquisti, si evidenzia esattamente questo nelle conclusioni, ossia questa esigenza di
fare formazione e informazione e cultura della sostenibilità degli acquisti a tutti i livelli e in tutta la pubblica amministrazione, compresi appunto i soggetti periferici. Io credo che da questo punto di vista la sfida che ci aspetta sia una sfida importante, una sfida che ci consentirà tra l'altro di ottenere dei risultati straordinari, perché appunto l'acquisto di beni che abbiano determinate caratteristiche dal punto di vista, parliamo proprio del ciclo di vita del prodotto, quindi noi nel momento in cui compriamo un prodotto non ci dobbiamo preoccupare semplicemente del costo del prodotto in quel momento, ma di quale sia il suo costo ambientale, sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista dello smaltimento, perché appunto, tornando al soggetto privato, non si preoccupa del problema dello smaltimento. Il pubblico invece dovrà anche gestire l'eventuale ciclo della filiera dei rifiuti, quindi tutto l'aumento di costo che comporta un prodotto che non abbia determinate caratteristiche ambientali, in ogni caso ricadono sul soggetto pubblico. Quindi con una visione complessiva così ampia e così illuminata, forse riusciamo a dare la spinta vera perché si faccia un passo avanti importante, tutta la pubblica amministrazione messa insieme, e in questo modo poi traina anche il settore privato, perché nel momento in cui hai fatto l'orientamento del mercato probabilmente al produttore del bene converrà continuare a produrre un bene che sia ambientalmente compatibile, e questo ci darà la possibilità di entrare ancora di più in questa dinamica dell'economia circolare, che poi è un punto di riferimento che ormai deve riguardare tutti noi. Grazie.